prima cosa che viene mostrata a un volontario quando arriva è il manuale del Karma Yoga. In ogni cosa che un volontario fa ci deve essere consapevolezza. Non sto solo pulendo un piatto pensando a qualcos'altro, ma sto infondendo tutta la mia consapevolezza, la mia meditazione, la mia spiritualità all'interno di questo gesto per aiutare le persone, il luogo, lo spirito in generale dell'istituto. Inizialmente c'era un po' il fascino dell'esotico, diciamo, che poi man mano si è sempre più sfumato in una sensazione di sentirsi a casa. Qui ho trovato tantissime persone speciali, che è anche uno dei motivi che mi ha spinto poi a ritornare la seconda volta quest'anno. L'atmosfera che si respira cambia sempre. L'istituto è davvero fatto delle persone che vivono all'interno di esso. La vita con gli altri credo sia uno degli aspetti fra tutti più belli. Anche se arrivi, c'è un gruppo, come è successo a me, molto affiatato, ti fanno sentire a tuo agio come se fossi parte del gruppo da sempre. Si cerca di variare il più possibile il lavoro per far sì che anche il volontario possa non fare per un lungo periodo la stessa attività e quindi variare e rendersi conto anche di com'è il lavoro di uno piuttosto che dell'altro e quindi comportarsi di conseguenza. Sono all'inizio degli studi e sto facendo il volontario. Se sono venuto qui è perché soffro, come tutti gli esseri, e quindi volevo capire se era una condizione umana normale o se potevo individuare la causa di questa sofferenza. L'istituto dà grande possibilità per persone come me che non hanno tantissimi soldi nella vita, ma possono in contributo di lavoro ottenere grandi informazioni per il suo futuro. Il mio rapporto con i monaci dico che è bellissimo, per me è importantissimo il rapporto con loro anche, è importantissimo prendere tutti i consigli che mi danno. Mi ha spinto a propormi come volontario il fatto che all'interno dell'istituto si respira un'aria veramente benevola, le persone sono ottime, gli insegnamenti sono vasti e di ampia scelta e quindi abbiamo la possibilità di studiare tutto ciò che ci piace di più nel concetto appunto del Dharma, e è un'ottima opportunità per avvicinarsi al buddismo tibetano in tutti i suoi aspetti. Vengo da un mondo di volontariato, è stata una passione perché mi dà e non più di quello che mi prende, anzi non mi prende proprio niente, mi dà pulire i bagni, cambiare i letti, non me lo sarei mai immaginato alcuni anni fa. La mia presenza qua per me è un punto di forza. Ci sono diversi compiti, si lavano le pentole, i piatti, le pulizie, il giardinaggio, però poi col passare del tempo molto spesso dei volontari che rimangono qua per un lungo periodo vengono scelti per fare dei lavori specifici. Io in questo caso sono andato nel settore audio, mi occupo della registrazione e del montaggio degli impianti audio per le lezioni qua all'istituto. Lavoro in più, ho l'opportunità di seguire anche gli insegnamenti, insomma è una bella cosa. Sono tornata da 2 o 3 mesi ed è bellissimo, l'esperienza è sempre... È come se ogni volta un po' di più si assaporasse qualcosa di diverso, di più profondo. Questo posto dà tanto per lavorare su se stessi. Adesso forse c'è una consapevolezza diversa e un modo di vivere anche il posto differente. Ci sono delle iniziative fatte apposta per i volontari. Le 3 principali sono la meditazione mattutina tenuta da un monaco o da una monaca, il cerchio volontari, un buonissimo strumento perché permette a noi di interfacciarci tra di noi. Il Dharma Talk viene tenuto dalla venerabile Connie, consiste in un talk, appunto, in un dialogo. La venerabile propone un argomento, ma solitamente chiede se qualcuno ha delle domande, perché ovviamente stando all'istituto leggiamo libri, parliamo di Dharma. Il Dharma non è facile, soprattutto per persone che ci si avvicinano per la prima volta. Qualcosa ti porti dietro, lo vedi camminando in mezzo alle persone, magari nel centro storico della tua città o in un supermercato, che il tuo modo di interagire con le persone è diverso, è più aperto, è più fraterno, non ti senti più timido nel contatto con le altre persone, perché eri abituato a parlare, condividere, sorridere, piangere con altre persone tutti i giorni in istituto. Questa esperienza mi darà proprio la base necessaria per potermi esprimere, per poter placare anche molte sofferenze mentali che comunque ho, proprio grazie all'esperienza che ho fatto, che effettivamente è molto significativa e si sente. Si sente anche che si può portare avanti. Dai e ricevi, perché tu dando provi piacere a ricevere, ma non pensi solamente a te stesso. Per il momento è il mio posto questo.
Io mi sono cambiato dal terra al cielo da queste paio di settimane che sono venuto qui. Credo che questo cambiamento lo porto con me in futuro. Il mondo non si cambia, cambiamo solo noi. Se desideri trascorrere un periodo significativo della tua vita a contatto con l'insegnamento buddista, vieni all'Istituto Lamazon Kappa. Il tuo aiuto è fondamentale per offrire le condizioni migliori di ascolto e di pratica del Dharma al fine di sviluppare le potenzialità umane di amorevole gentilezza, compassione e saggezza insite in ciascuno di noi. Sono benvenute tutte le persone che, pur non essendo buddiste, abbiano comunque un sincero interesse per l'insegnamento del Buddha e per la meditazione. Diventa volontario all'Istituto Lamazon Kappa. Volontariato. Compassione in azione.